Siamo grati alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo per le sue puntuali riflessioni. È stata una bellissima compagna di viaggio Laudato Si, esatto, San Giovanni grazie Rotondo. Maria Stella, anche grazie a tutti i ragazzi, perché è un impegno che si sono presi molto molto importante e faticoso. È lungo, perché sì. Perché sì, siamo in onda da un bel po' di tempo ormai. È vero, è vero. E noi dovremmo... siamo giunti al momento delle buone pratiche. Stavo dicendo, dovremmo avere in collegamento con noi Ottavia Belli. Abbandono il condizionale perché la vedo nel maxi schermo. Ciao Ottavia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Ottavia, benvenuta. Allora, grazie. Come benvenuta alla regola della sostenibilità. Come dicevo, questo è lo spazio che dedichiamo alle buone pratiche. Tu sei qui con noi oggi perché a un certo punto hai messo in pratica gli studi, il percorso, la necessità di vivere in un mondo più sostenibile e quindi hai dato vita ad un progetto, ad una startup che si chiama Sfusi Italia. La tua è una storia molto bella di impegno, di passione, di competenza. Ti lascerei l'opportunità di raccontarcela. Che cos'è Sfusi Italia, come e perché nasce? Certamente, allora, è un po' come fosse stato un figlio, perché è nato come un progetto volontario. Io cercavo di ridurre il mio impatto ambientale e in particolar modo ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, perché come purtroppo vediamo tutti le nostre città, le nostre campagne, il suolo, l'acqua, l'aria, sono invasi dai rifiuti, in particolar modo dagli imballaggi. E quindi ho iniziato mappando questi negozi che vendono prodotti sfusi, quindi acquistabili con dei contenitori riutilizzabili, e i prodotti zero waste, ovvero quei prodotti tipo lo shampoo solido che molti conoscono, che sono prodotti che sono stati riprogettati a monte con l'eco design per avere un minore impatto ambientale lungo tutta la vita del prodotto, dalla produzione al trasporto al consumo fino allo smaltimento. Questo perché sono profondamente convinta che prevenire la produzione dei rifiuti sia molto più intelligente ed ecologico, perché l'ecologia è intelligenza relativa alla natura, sia molto più ecologico che riciclarli. Quindi ho avviato inizialmente come un progetto volontario che poi un po' per mia determinazione, un po' per vari aspetti della vita, è diventato il mio lavoro primario. Ed è una gran bella soddisfazione perché oggi ti sappiamo impegnatissima, non è semplice, non è semplice raggiungerti, ma siamo felicissimi di averti con noi, di averti incastrata, ecco, tra i tuoi mille impegni. Ma è un piacere. E io ho scoperto lo shampoo solido perché non lo conoscevo. Tony faceva di sì con la testa, ma io è la prima volta che lo sento, approfondirò, ecco, mi incuriosisce. Tu più di me ti dovresti informare. Infatti io perciò ero perplesso, dicevo, ma vedi un po', però mi informerò sullo shampoo solido che mi incuriosisce. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Ottavia, sta prendendo piede anche la diffusione del dentifricio solido. Assolutamente, esiste il dentifricio in pasticche, che ha vari, diciamo, vantaggi. In primis, prima di parlare del dentifricio solido, vorrei spiegarvi un po' anche i vantaggi di tutto ciò che è stato solidificato, per esempio lo shampoo. Perché solido? Perché la maggior parte dei cosmetici, quindi shampoo, balsamo, bagnoschiuma, ma anche prodotti per la casa, detersivi, sgrassatori e via dicendo, sono la maggior parte, la gran percentuale è fatto di acqua. Quindi abbiamo un 90-95% di acqua all'interno di questi prodotti. Quindi noi, nella realtà, quando andiamo a trasportare questi prodotti, stiamo trasportando acqua in giro per il mondo. Quindi cosa è stato fatto? È stato ripensato un prodotto per sottrazione, quindi è stata tolta tutta l'acqua ed è stato lasciato il concentrato di tutti i tensioattivi, i principi attivi, che poi vanno a fare il vero lavoro dello shampoo, dello sgrassatore e via dicendo. E la stessa cosa è stata fatta col dentifricio, ci sono queste pasticchette monodose, quindi evitiamo anche lo spreco, perché questo è un altro grande problema dell'inquinamento, non solo il prodotto in sé, ma quanto ne andiamo ad utilizzare. E queste pasticchette semplicemente se ne mastica una, si forma la schiuma iniziando a spazzolarsi i denti,
e riduciamo notevolmente il nostro impatto, ripeto, non solo per l'imballaggio che poi andremo a buttare, ma proprio per avere un minore impatto lungo l'intera filiera del prodotto. E ormai solido abbiamo quasi tutto, il dentifricio, lo shampoo, il balsamo, anche la schiuma da barba che si attiva leggermente con un pochino di acqua, diventa una crema, si passa sulle guance ed ha lo stesso identico effetto di una schiuma da barba regolare. Quindi diciamo che fortunatamente la ricerca e lo sviluppo in questo settore sta galoppando e stanno uscendo sempre più prodotti innovativi e alla portata di tutti. Però queste cose che secondo me sono geniali e anche molto utili, le troviamo già nei supermercati, o altrimenti come possiamo fare per equipaggiarci? Guarda, fortunatamente qualche supermercato ha già iniziato a produrre o a vendere questo tipo di prodotti. Se non vengono trovati al supermercato ci sono due opzioni, o si sceglie un negozio zero waste, che sono i negozi che noi abbiamo mappato, dove si troveranno qualsiasi tipo di prodotto solido, oppure ci sono anche tanti negozi online dell'e-commerce dove è possibile acquistare, avere insomma una scelta vasta sia di prodotti sia di tipologia a cui insomma accedere. E un'altra cosa che vorrei dire, anzi due cose, proprio in merito allo shampoo solido, che spesso sento dire dalle persone: sì, però a me lo shampoo solido non funziona. Gli shampoo solidi non sono tutti uguali, sono molto diversi a livello di composizione l'uno dall'altro, quindi non bisogna fermarsi al primo shampoo solido che proviamo perché potrebbe non essere l'ideale. Faccio il mio esempio. Io dopo il quarto, quinto shampoo solido che ho provato, ho trovato quello che andava bene per me, che andava bene per i miei capelli e quindi poi ho continuato a comprare quello. Gli altri che avevo comprato prima invece ho provato a regalarli a amici e parenti. Che è un po' quello che succede anche con gli shampoo non solidi. Ora, adesso io non sono un grande esperto del settore, però ovviamente anche con gli shampoo o qualsiasi altro prodotto cosmetico che è confezionato, non sempre troviamo subito quello che ci piace, per cui la regola è la stessa. Il principio è che l'acqua ce l'abbiamo tutti quanti in casa e attraverso questa soluzione intelligente effettivamente andiamo ad evitare tanti di quegli imballaggi che oggi riempiono un po' tutti gli spazi, tutti gli scaffali, non soltanto dei supermercati, ma ormai anche delle nostre case. Sì, poi immagino, siccome il concetto che dietro è quello dell'ecologia, anche questi prodotti siano già biologici rispetto anche agli altri che troviamo ora nei supermercati, che di fatto sono molto molto inquinanti, detersivi, ma anche cosmetici, shampoo e quant'altro. Sì, esattamente, diciamo che molti produttori, la stragrande maggioranza, sono molto attenti oltre all'origine biologica anche alla composizione, quindi all'INCI, che è l'insieme degli ingredienti che sono all'interno di un prodotto cosmetico. Quindi sicuramente bisogna fare anche attenzione a quello perché purtroppo ci sono dei produttori industriali che hanno fatto lo shampoo solido ma lo hanno fatto male. Quindi ci sono comunque dei derivati del petrolio, dei siliconi, che sono proprio quelli assolutamente evitare all'interno dei prodotti di uso comune. E un'altra innovazione divertente che pochi conoscono purtroppo, ma che si sta diffondendo molto velocemente, è per fare i prodotti per la casa, quindi detersivo lavatrice, sapone per i pavimenti, sgrassatore o prodotto per i vetri, hanno inventato delle pasticchette che sono della grandezza di un'aspirina più o meno. Uno compra semplicemente la pasticchetta, a casa la mette nel flacone, aggiunge l'acqua, aspetta una mezz'oretta, un'oretta e questa pasticchetta si scioglie e diventa il prodotto stesso. Quindi anziché, immaginate che impatto diverso può avere trasportare una tanica da 5 litri di detersivo per la lavatrice o questa pasticchetta da pochi grammi. La differenza è enorme. E possiamo, insomma, mantenendo, come dire, i comfort, non dovendo uscire con i flaconi per ricaricarli, comunque avere un impatto ambientale decisamente minore. Pratico, leggero, quindi sostenibile anche nel peso e sicuramente anche nel prezzo. Queste innovazioni, però, come di consueto, magari anche nelle grandi compagnie commerciali e nelle multinazionali possono generare diffidenza rispetto ai profitti. Noi ci auguriamo
che le pioniere e i pionieri, ecco, come te, Ottavia, riescano invece a far capire che in ballo c'è molto di più e che poi in realtà, appunto, comunque l'economia riesce sempre a trovare la sua strada di sostenibilità e anche di profitto. Se lo possiamo fare nel rispetto dell'ambiente, tanto di guadagnato. Sì, diciamo che è assolutamente necessario. Dobbiamo trasformare radicalmente alcune attività commerciali, perché se non saranno, come dire, i manager a dare una svolta al proprio modello di business, sarà la natura stessa che fermerà certi modelli di business. Quindi quello che io faccio, per esempio, anche nelle mie consulenze alle aziende, è cerco di far capire ai top manager che o saranno loro a cambiare questi modelli, o sarà un'imposizione dettata dalla scarsità delle risorse naturali, che purtroppo, come alcuni sanno, per esempio ieri è stato l'over day in Italia, ovvero che l'Italia ha finito le risorse rinnovabili, che sono l'acqua, il suolo, non solo a livello energetico, per tutto l'anno 2024, quindi adesso dobbiamo attingere ad altre risorse non italiane. Verissimo, verissimo quello che dici, tanto più che ci sono cose che sono già successe. Penso per esempio al Sudafrica, vedevo un documentario di già diversi anni fa, la scarsità d'acqua ha reso obbligatorie certe buone pratiche, delle quali appunto stiamo parlando anche stamattina. Ottavia, purtroppo il nostro tempo si è vaporizzato, abbiamo già esaurito lo spazio a nostra disposizione, però è stato molto bello scambiare due chiacchiere con te. Noi ti auguriamo davvero buon lavoro e che tu possa essere una di quelle manager di cui il nostro pianeta ha tanto bisogno. Te l'auguriamo di vero cuore, Ottavia. Grazie mille anche dell'invito, è un piacere. Piacere è stato nostro, tienici al corrente di notizie, news, no? Aggiornamenti, sviluppi, così magari ci ritroveremo anche in futuro. Per il momento, alla regola della sostenibilità, questo è tutto. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.